L'Otello di Giuseppe Verdi apre la stagione del bicentenario al Teatro Sociale di Como, nuova produzione del circuito lirico lombardo, replica a Cremona, Pavia, Brescia e Milano. Per i 200 anni del Teatro Sociale di Como non si poteva che cominciare con un titolo di Verdi per celebrare la doppia ricorrenza. Otello nella nuova produzione del circuito lirico lombardo, opera che non veniva rappresentata nel capoluogo lariano da quasi 40 anni. Debutto per la stagione comasca, sarà in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 29 ottobre dopo repliche a Cremona, Pavia e Brescia. Finalmente ci siamo, ne parliamo da tanti anni di questo anniversario, vari anniversari. Il teatro compie 200 anni, lo festeggia con l'Otello, un'opera che peraltro manca dal teatro da 40 anni. Un'enorme pedana girevole che rimanda al teatro elisabettiano e quindi all'originale shakespeariano da cui Arrigo Boito trasse il libretto in quattro atti su musiche di Giuseppe Verdi. È la scelta voluta dal regista Stefano De Luca, già assistente di Strehler al Piccolo di Milano. Una sfida gigantesca per me perché poi sono comasco ormai, da un anno e mezzo vivo qui in città, per cui aprire la stagione con tutte queste ricorrenze, con un'opera così importante, è una sfida gigantesca ed emozionante. Melodramma accentuato dai costumi ottocenteschi e da un cast molto verdiano. Otello è il tenore Walter Fraccaro, Iago il baritono Alberto Gazzale, Desdemona il soprano Daria Masiero. Sul podio Giampaolo Bisanti a dirigere i pomeriggi musicali. L'opera debuttò alla Scala di Milano il 5 febbraio del 1887. Da allora il dramma d'amore e gelosia ideato da Shakespeare ha scavato nel profondo di ognuno di noi.